Ciao, io sono Brenda. I miei genitori erano due banchieri. Mi hanno insegnato la modestia e la giustizia. Non avevo niente di speciale. L'unica cosa che mi distingueva dagli altri era il mio amore per i cavalli. Quegli animali incredibili mi hanno sempre affascinata e facevo equitazioni sin da quando ero piccola. La mia allenatrice si chiamava Eva. Era una vera signora, gentile ed elegante. La consideravo il mio mentore e le confidavo tutti i miei segreti. Il marito Omar, un imprenditore benestante, era il suo esatto opposto. Era cattivo e maleducato. L'unica persona a cui teneva era quel moccioso del figlio, Karim. Omar trattava malissimo sua moglie. Karim era nel mio gruppo di equitazione. Ho capito subito che era viziato e che mancava di rispetto agli altri, persino a sua madre. Mamma, aiutami a salire su questo stupido cavallo! Veloce! Arrivo subito, tesoro! Mi dispiaceva per Eva. Era una brava persona e non meritava di essere trattata in quel modo. Perché vi sto parlando di questa strana famiglia? Tra poco lo scoprirete. Ma prima mettete like al video e iscrivetevi al canale di Diario Segreto. Come vi ho già detto, non avevo nulla di speciale. Non pensavo che presto il mio mondo sarebbe stato stravolto. Mi stavo preparando per una gara di equitazione che si sarebbe svolta entro qualche settimana. Ma prima c'era un altro evento importante. Il mio compleanno. Dopo aver spento le candeline, i miei genitori mi hanno detto che avevano una sorpresa per me. Credevo che mi avessero preso un regalo incredibile. Ma sono rimasta delusa. Brenda, ora sei grande abbastanza per sapere la verità. Ti abbiamo adottata quando eri piccola. Ma non cambia niente, perché resti comunque la nostra preziosissima bambina. Sono scoppiata a ridere perché pensavo fosse uno scherzo. Ma i miei sembravano seri. E chi sono i miei genitori biologici? L'orfanotrofio non ce l'ha detto, mi dispiace. Anche se quella notizia mi aveva scioccata, ero comunque grata ai miei per la loro onestà. Ho provato ad andare avanti, ma continuavo a pensare ai miei genitori biologici. Un giorno Eva si è accorta che durante l'allenamento la mia testa era da un'altra parte, e così mi ha chiesto perché ero distratta. Le ho parlato delle mie preoccupazioni. Sapere la verità è un bene, però forse cercare i tuoi genitori biologici non è poi una grande idea. E se scoprissi qualcosa di sconvolgente? Eva pensava che avrei dovuto dimenticarmi dell'intera faccenda. Ma non ero d'accordo con lei. Dopo l'allenamento sono andata all'orfanotrofio dove mi avevano adottata. E ho cercato di scoprire qualcosa. Tuttavia l'educatore mi ha detto con aria fredda che non avevo il diritto di avere certe informazioni. Ma non avevo intenzione di arrendermi. Ho aspettato che facesse buio. Mi sono intrufolata nell'orfanotrofio. E nell'archivio ho trovato una cartella con il mio nome scritto sopra. Non ho trovato informazioni sui miei genitori biologici, ma ho scoperto una cosa che mi ha lasciata senza parole. Cosa? Ho una sorella gemella. C'era scritto che era stata adottata da una famiglia che abitava nella città vicina. Ho persino trovato il loro indirizzo. Quando l'ho visto, ho capito che dovevo incontrare mia sorella e chiederle di aiutarmi a trovare i nostri genitori biologici. I miei genitori adottivi mi supportavano sempre. Così, quando ho detto loro che sarei andata nella città vicina per cercare mia sorella, non hanno cercato di fermarmi né di farmi cambiare idea. Non dimenticare la gara. Stai attenta, Brenda. Ho preso il necessario e sono salita sull'autobus. Dopo un paio d'ore sono arrivata. Ho trovato la casa di mia sorella. Era piccola. Probabilmente era stata adottata da una coppia con qualche difficoltà economica. Il cuore mi batteva all'impazzata. Ma alla fine mi sono fatta coraggio e ho bussato. Una ragazza ha aperto la porta e io sono rimasta a bocca aperta. Sembrava una rockstar. Mi ha guardato con aria indifferente e ha fatto un palloncino con la gomma da masticare. Cosa c'è? A quanto pare io e la mia gemella eravamo diversi come il giorno e la notte. Mi sono sentita persa. Ma sapete qual era la cosa più strana? Mi sembrava di averla già vista, anche se abitavamo in due città diverse. Ho sorriso e le ho detto che eravamo gemelle e che i suoi l'avevano adottata. So che è sconvolgente, ma sai, possiamo unire le forze e trovare i nostri genitori biologici. Ho scoperto che si chiamava Mia. La sua reazione mi ha sorpresa. Invece di scoppiare in lacrime e di abbracciarmi, ha sorriso in modo freddo. Hai saputo solo ora? Io ho sempre saputo che sono stata adottata. E quindi? Non mi interessa se sei mia sorella. E non mi interessa nemmeno cercare i nostri genitori biologici. Se non hai altro da dire, addio. Che problemi aveva? Non le interessavo per nulla. Ero molto delusa. Ma le ho dato comunque l'indirizzo del motel in cui soggiornavo. Se cambi idea mi trovi qui. Certo. Non sperarci.
Mi ha sbattuto la porta in faccia e io mi sono trascinata verso il motel. Cavoli, non me lo sarei mai aspettata. La mattina seguente ho capito che presentarmi lì era stato un totale errore. Ho fatto le valigie e mi sono diretta a casa. Ma prima di uscire dal motel ho visto Mia. Brenda, meno male che sei ancora qui. Ieri notte non ho chiuso occhio. E ho capito che anche io voglio trovare i nostri genitori. Partiamo subito. Era come se Mia si fosse trasformata durante la notte. Era quasi fin troppo entusiasta ed energica. Mia sorella mi ha presa per lo zaino e mi ha trascinata alla pensilina più vicina. Hop hop, muoviti! Si stava comportando in modo strano, ma io l'ho apprezzata ancora di più. Inoltre ero felice che Mia avesse deciso di unirsi a me. Mentre stavamo andando verso la pensilina, lei continuava a guardarsi intorno con aria nervosa. Era come se temesse di essere seguita. Quando siamo salite sull'autobus, finalmente si è calmata. Lungo il tragitto verso la mia città, Mia mi ha parlato un po' dei suoi genitori adottivi. Sono in gamba. Fanno parte di una rock band e mi vogliono tanto bene. Non li hai visti perché sono ad un festival ora. Sono contenta che sei stata cresciuta da due brave persone. Ho presentato la mia gemella ai miei genitori adottivi. Anche loro sono rimasti stupiti quando l'hanno vista. Tuttavia sono stati gentili con lei e le hanno proposto di fermarsi da noi. Io e mia sorella siamo andate nella mia stanza e ho cercato di spiegarle il mio piano per ritrovare i nostri genitori. Ma Mia mi ha interrotta. Abbiamo un sacco di tempo per quello. Prima parlami di te. Chi sono i tuoi amici? Se devo essere sincera, non sono molto popolari. E non ho amici. Ma che cavolo, sorellina? Dovresti uscire più spesso. Comunque a scuola ti prendono in giro. Basta che me lo dici e me ne occupo io. Effettivamente nella mia classe c'era un bullo di nome Steve che mi infastidiva sempre. L'ho detto a Mia. Va bene così, sono abituata a lui. Parliamo dei nostri genitori. Perché sei così fissata? Possiamo farlo dopo. Prima diamo una lezione a Steve. Discutere con Mia era inutile, così ho accettato esitante. Ora sì che si ragiona. Fammi vedere dove abita. La tua sorellona gli darà una bella lezione. Ovviamente era molto carino da parte sua. Tuttavia i suoi modi non mi convincevano. Voleva rompere la finestra di Steve, entrare nella sua stanza e fargli uno scherzo. Fortunatamente sono riuscita a farle cambiare idea. Aspetta, è illegale, vuoi andare in prigione? Sei proprio una santarellina. Ok, ok, penserò a qualcos'altro. Ha sbuffato e ha bussato. Quando Steve è apparso sulla soglia con un ghigno, Mia gli ha detto che lei era mia sorella e che se voleva continuare a infastidirmi allora se la sarebbe vista con lei. Chiaro? Pollo? Sì, signora. Non l'avevo mai visto così spaventato. Mia, è stato incredibile. Ti insegnerò a difenderti. Ora che abbiamo sistemato Steve, possiamo iniziare a cercare mamma e papà, allora. Andiamo all'ospedale dove siamo nati. Sapranno dirci qualcosa sui nostri genitori biologici, no? Non c'è fretta, Brenda. Possiamo farlo dopo. Ho sentito che i tuoi compagni danno una festa stasera. Andiamo e troviamoti qualche amico. Anche se non ero d'accordo, Mia mi ha trascinata alla festa dei ragazzi più popolari della scuola. Volevo sparire nel nulla. Era così imbarazzante. Mi sono nascosta in un angolo e ho sperato che nessuno mi notasse. Tuttavia mia sorella andava d'accordo con i ragazzi. È stata tutto il tempo con loro e si è dimenticata di me. A quel punto ho capito. Per qualche strano motivo, Mia non voleva cercare i nostri genitori. Invece di aiutarmi, mi stava mettendo i bastoni tra le ruote. Ho provato a parlarle diverse volte, ma lei mi ha ignorata. Così ho lasciato la festa e sono andata al maneggio per allenarmi un po'. Una volta lì, ho assistito a una scena insolita. Omar stava sgridando la moglie perché non era un'allenatrice sufficientemente brava per il figlio. Karim non era un granché ad andare a cavallo. Ho insegnato a Karim le stesse cose che insegno a tutti, ma fa un sacco di capricci. Non provare a dire certe cose. Lui è il migliore e sono sicuro che vincerà la gara. Dovresti impegnarti di più, Eva. Karim ha fatto la linguaccia alla madre, poi è salito sulla macchina del padre e alla fine se ne sono andati. Eva sembrava sull'orlo del pianto, ma quando mi ha vista è diventata raggiante e si è comportata come se niente fosse. Oh, Brenda, è da un po' che non ti vedo. Mi stavo preoccupando. Mi era sempre piaciuto confidarmi con Eva, così le ho detto che avevo trovato mia sorella. Dovrei essere al settimo cielo, ma non lo sono. Infatti la mia gemella è completamente diversa da me. Quando Eva ha scoperto che avevo una sorella gemella, era così sconvolta che mi ha guardata con gli occhi spalancati. Ma poi si è ripresa.
Scusa, ma mi è venuta in mente una cosa, eh. Non devi preoccuparti, devi solo conoscerla meglio. Dopo aver parlato con Eva, mi sono sentita molto meglio. Quando sono tornata a casa, Mia se l'è presa con me. Dove cavolo eri finita? Ti stavo cercando degli amici. Non te l'ho chiesto. Sono andata al maneggio ad allenarmi. Mia mi ha guardata con un bagliore negli occhi. Se devo essere sincera, per un secondo mi ha spaventata. Non tornare più in quel posto. È un hobby idiota. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho perso la pazienza e gli ho detto di smetterla di trattarmi così. Abbiamo litigato fino a sera. La mattina seguente mi sono svegliata perché Steve mi ha chiamata. A quanto pare voleva vendicarsi perché Mia lo aveva minacciato e stava cercando qualche informazione compromettente su di lei. Alla fine l'aveva trovata. Tua sorella è una ricercata, non dirmi che non lo sapevi. La stai aiutando a nascondersi dalla polizia. Di che cosa stai parlando? Hai una fervida immaginazione. Secondo te sto mentendo? Guarda qui. Mi ha mandato un link. Steve aveva ragione. Mia sorella era una ricercata. A quanto pare aveva sfondato la vetrina di un negozio e aveva distrutto l'interno. Che scherzo idiota. Finalmente sono riuscita a mettere insieme i pezzi del puzzle. Mi sono fiondata nella stanza degli ospiti e ho fatto una scenata mia. Bugiarda! So perché sei qui. Avevi bisogno di un posto dove nasconderti. Non vuoi cercare i nostri genitori. Vedo che hai saputo del mio scherzo. Esatto. E sai una cosa? Non ho bisogno del tuo aiuto. Andrò in ospedale e troverò i nostri genitori da sola. Tanto mi stai solo mettendo i bastoni tra le ruote. Brenda, stai commettendo un errore, credimi. Crederti? Mai più, mi hai già fregata una volta. Sono uscita di casa e sono andata nell'ospedale dove siamo nati. Una volta arrivata ho chiesto informazioni a tutti i dipendenti, dalla sicurezza al primario. 16 anni fa sono nate due gemelle. La prego, mi aiuti a scoprire chi sono i genitori. Ragazzina, chi ti ha fatto entrare in sala operatoria? Esci subito da qui! Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno detto di andarmene o che non potevano darmi certe informazioni. Dopo qualche ora mi sono arresa e stavo per tornare a casa, quando un'infermiera mi ha raggiunta di corsa. Aspetta un attimo, chiami Brenda, giusto? Ero di turno quando tu e tua sorella siete nate. Potrebbero licenziarmi per questo. Ma devo dirti un segreto. L'ho ascoltata con il cuore in gola. Quella donna mi ha detto che subito dopo la nostra nascita io e Mia eravamo state mandate in orfanotrofio perché non ci volevano. Inoltre, i nostri genitori si chiamavano Eva e Omar. Era impossibile. Eva era la mia mamma biologica. Dopo aver ricevuto quella notizia, ero sotto shock. Un paio di anni fa ho già detto la stessa cosa a tua sorella Mia. Non te ne ha parlato? Ma che cavolo? Mia sapeva già dei nostri genitori. Perché non mi aveva detto niente? Mia sorella è improvvisamente apparsa dal nulla e ha appoggiato la testa sulla mia spalla. Brenda, ti ho messo i bastoni tra le ruote perché volevo proteggerti da questo dolore. Non volevo che sapessi che i nostri genitori si sono liberati di noi perché in realtà non ci volevano. Mi ha spiegato che era venuta nella mia città un paio di anni prima. Dopo aver trovato mamma e papà, aveva scoperto che adoravano il figlio Karim, ma che non erano minimamente interessati alle figlie che avevano abbandonato. Ero infuriata e non mi sono nemmeno presentata. Poi ti ho trovata e ho capito che eravamo completamente diverse. Stavi aspettando l'autobus e stavi leggendo un libro. Eri talmente precisina. Non volevo influenzarti negativamente. Così non ti ho detto nulla e sono tornata a casa. Mentre l'ascoltavo mi sono ricordata. 2 anni prima avevo incontrato una ragazza vestita da rockstar. Mi stava fissando con intensità, ecco perché Mia mi era sembrata familiare quando l'avevo vista per la prima volta. Mi stava dicendo la verità. Io ho bisogno di tempo per riflettere ora. Ti prego, lasciami da sola. Sono scappata dall'ospedale e ho vagato per la città. Quando mi sono ritrovata davanti al maneggio, ero davvero risentita, non me lo aspettavo. Quando ho visto Eva, le ho detto tutto. Sei una persona terribile. Hai abbandonato le tue figlie e mi hai mentito per tutti questi anni fingendoti un'allenatrice comprensiva. Ti odio. Eva ha spalancato gli occhi. Ha finto di non sapere di che cosa stessi parlando. Ma ormai non mi interessava più. Poco dopo è arrivata Mia. Brenda, ci ho pensato molto e devo tornare a casa e accettare la punizione che merito. Ma prima volevo farti gli auguri per la gara. Non importa quanto è folle il mondo, non devi abbandonare il tuo sogno. Sono molto orgogliosa di te, sorellina. E sono felice di averti conosciuta. Il suo discorso mi ha toccata nel profondo.
Siamo scoppiate a piangere come le eroine di un video di Diario Segreto e ci siamo abbracciate a lungo. Io e Mia abbiamo parlato per tutta la notte e la mattina seguente mi sono sentita rinvigorita. Mia sorella aveva ragioni. Non potevo arrendermi. Così sono andata alla gara. Le persone migliori del mondo facevano il tifo per me. Sto parlando dei miei genitori adottivi e di mia sorella. Vincere è stato un gioco da ragazzi. Nel frattempo, Karim è caduto di faccia, sia letteralmente che in senso figurato. Oh, aiuto! Ma è tutta colpa tua se ho perso! Stavo abbracciando la mia famiglia quando ho sentito Omar urlare contro Eva. Pretendeva che aiutasse il figlio. Quando Eva ha risposto per le rime, siamo rimasti tutti senza parole. Sei un falso! Come hai potuto fare una cosa simile a me e le mie figlie? Domani ti manderò i documenti per il divorzio! Dopodiché, Eva è venuta da me e da Mia. Con le lacrime agli occhi ci ha chiesto il nostro perdono. Ragazze, non sapevo di voi, perché vostro padre mi ha fatto credere che siete morte durante il parto. A quanto pare, Omar voleva un figlio maschio e non era interessato a due gemelle. Aveva ingannato Eva e ci aveva lasciati in orfanotrofio. Dopo un po', avevano finalmente avuto un bambino. Omar aveva viziato Karim così tanto che quest'ultimo era diventato debole e indifeso. Voi due siete forti e bellissime. Spero che un giorno possiate perdonarmi. È stato un grosso shock, ma la vita è andata avanti. Eva ha lasciato il marito. Mia è tornata a casa e l'hanno costretta a svolgere i servizi socialmente utili. Viviamo ancora con i nostri genitori adottivi, ma ci vediamo spesso. Ci è voluto del tempo, ma alla fine io e Mia abbiamo perdonato nostra madre. A volte usciamo tutti e tre insieme. Il nostro padre biologico era un vero idiota e abbiamo deciso di non parlare nemmeno di lui. Vi è piaciuta la mia storia? Ditemi che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Non dimenticate di lasciare like e di iscrivervi al canale.